Ryoma è riuscito ad andar via senza problemi? Mi dispiace non essere stato presente. Ora, non possiamo ignorare quanto successo alla locanda Terada, ma non sappiamo come sono andate davvero le cose. Kondo e Ishikata erano fuori Kyoto per servire lo shogunato. Quindi non possono essere loro i sospettati. Se i nostri clan cercassero il colpevole in quanto alleati, scatenerebbero le ire dello shogunato. Ed è qui che entri in gioco tu. Vogliamo che ti infiltri nella Shinsengumi per cercare il colpevole dall'interno. Lascio la questione al giudizio di Katsura. Sapevo che l'idea ti sarebbe piaciuta. Con le tue abilità te la caverai in ogni situazione. E dato che sei stato tra le loro fila, anche se per poco, non dovresti destare sospetti. Beh, forse alcuni si ricordano ancora di te, ma con un piccolo travestimento sarai come un'ombra, vedrai. Fai come ho fatto io. Vieni al tempio Nishiongaji quando hai tutto pronto. Bisogna prepararsi per l'iniziazione. Come stai? La Shinsengumi usa questo luogo come avamposto. Le procedure di arruolamento sono già state fatte. Grazie ai nostri contatti sappiamo che si aspettano l'arrivo di un abile Ronin. Ti ho persino procurato un uniforme. Ti confonderai tra le loro fila. A meno che tu non riesca a trovare il mandante dell'attacco alla locanda Terada, per Ryoma sarebbe rischioso tornare. So che ne sarai all'altezza. La posta in gioco è alta, ma conto su di te. È ciò che volevo sentire. Io e Saigo pregheremo per una buona riuscita.